di essere brevissimo. Poco dopo le 14 una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Padova è intervenuta qui in vicolo Castelfilardo perché in centrale operativa era giunta la chiamata di una donna che segnalava la presenza del suo ex, col quale erano fra l'altro pendente un contenzioso a seguito di alcune denunce. Effettivamente giunti sul posto i militari hanno trovato questa persona a bordo di un furgone, tra l'altro ancora presente qui in strada, è stato identificato ed è stato invitato a lasciare il luogo. La persona è sembrata effettivamente aderire a questo invito, si è messa in macchina, ha ingranato la retromarcia, salvo poi però ingranare la prima e puntare dritto verso i militari. Uno dei due è stato schiacciato sulla nostra autoradio ed è caduto al suolo, ha riportato delle gravi ferite agli arti inferiori. Dopodiché quest'uomo ha impugnato un pugnale e vi si è scagliato contro. Effettivamente a questo punto l'altro militare, per cercare di salvare la vita al collega, ha sparato 4 colpi d'arma da fuoco e ha attinto il soggetto. Entrambi sono stati portati in ospedale e al momento non abbiamo indicazioni sulle condizioni. Ecco, non si sa bene il carabiniere in che condizioni è in pericolo di vita? Uno dei due è in pericolo di vita? Il carabiniere non dovrebbe essere in pericolo di vita, il soggetto attinto dai colpi d'arma da fuoco lotta fra la vita e la morte. Si può dire che nazionalità era, quanti anni ha, se era qualche dettaglio in più? Parliamo di un 55enne di origini albanesi, probabilmente rischia la vita, come dicevo. Quello che qui ci tengo a precisare è che dai nostri primi accertamenti le procedure adottate dai militari sembrano impeccabili, quindi aderenti ai nostri procedimenti d'azione, per cui i militari hanno fatto il loro dovere. Quando sono stati attinti i 4 colpi, l'albanese era sceso dalla macchina o si trovava dentro la macchina? Era in piedi praticamente sul militare a terra. Armato di coltello era? Brandiva un pugnale. E aveva un divieto di avvicinamento alla moglie, giusto? Questa persona in passato era stata già attinta da divieto di avvicinamento, al momento aveva pendente un ammonimento del questore, oltre ad alcuni procedimenti penali, come vi dicevo, per atteggiamenti aggressivi, persecutori, posti in essere nei confronti della ex. Chi ha chiamato? Chi vi ha chiamati? La signora. Okay.